Ciao! Allora, video tag i colori dell'arcobaleno. Video in collaborazione con una ragazza simpaticissima, dolcissima, molto giovane, e il nome del suo canale è Z Nonsense Channel. Comunque, visto che lo pronuncio malissimo, vi metto il link al suo canale qua sotto. È una ragazza giovanissima, aveva 14 anni, se non ricordo male. È veramente carinissima, andatela a vedere perché merita. Allora, questo video tag si basa sui colori dell'arcobaleno, ossia qual è il colore, in base ai colori dell'arcobaleno, appunto, scusate se mi ripeto, qual è il colore o l'oggetto che ci piace di più, che possa, indipendentemente make-up piuttosto che nail art, vestiti, borse, insomma, quello che ci piace di più e che usiamo relativamente ai colori dell'arcobaleno. Qui ce la puoi fare. Iniziamo. Allora, il primo colore è il rosso. Il rosso io ho scelto questo perché mi fa impazzire, soprattutto durante le feste. Questo smalto della Kiko, che era uscito con la collezione, se non mi ricordo male, quella di quest'inverno. Io i nomi non me li ricordo. Ed è il 405. Non so se metto a fuoco. Dai, che ce la puoi fare? Sì, questo colore è bellissimo, è pieno pieno di glitter, è un rosso natalizio. Io adoro questi smalti glitterati, così sono fantastici. Io applico sempre la base, quella della Essence, così si scolla via facilmente. Dura un po' di meno rispetto a una base classica, però almeno evitate di star lì a impazzire mettendo l'acetone e i glitter non vengono via. Comunque, questo qua è rosso. Mi piace tantissimo, tanto 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 tanto. L'ho usato tanto durante tutto il periodo delle feste. Poi, secondo colore, arancione. Per arancione ho scelto questo profumo della Avon, vedete che è arancione. È il Fire Away Exotic. Io sono già alla mia seconda confezione. A parte che mi piace il packaging, molto carino, con questo ciuffettino viola, ha un profumo paradisiaco. Io lo stra-adoro. Costa, mi sembra, 30 euro, ma quando è in offerta si può trovare anche a 15, oppure magari è in offerta con dei set particolari. Quindi comunque questo qua è il Fire Away di Avon, vedete, arancione, molto molto carino. Ho dimenticato una cosa. Arrivo subito. Aspettate, eh. Ah, scusate. Giallo. Lo taglierò sicuramente il video. Comunque, giallo. Allora, non c'entra proprio niente col make-up piuttosto che con altra roba. Un secondo. Perdo i pezzi. Lui, Wally. Io lo stra-adoro. Peluccino. Giallo. Io ho il portachiavi di Wally. Ho il film di Wally. Il peluccino di Wally, ho tutto di Wally, ovviamente io ho stra-adorato quel cartone animato. Ebbene sì, io ho 36 anni, tengo il peluche, chi se ne frega, una delle mie tante passioni fin da bambina sono i peluche. Peluche, unghie, trucchi, profumi, vabbè, accessori, un po' di roba. Wally, comunque, giallo, Wally, numero uno. Poi, verde, allora. Come verde ho scelto, perché uso molto spesso queste due matite, perché hanno dei colori spettacolari. Una, come avete già visto in molti miei video, molti no, due, tre, comunque, della Kiko, questa qua. La Vibrant Eye Pencil. Vediamo se mette a fuoco. No, sì, ce la puoi fare. Yes, ok. Ed è la 606. Ecco qua. Da una parte c'è la matita, io faccio lo swatch, che è un bel verde, verde acqua, non so, verde Tiffany. Ah, direi verde Tiffany, molto bello. Ho cambiato postazione oggi, speriamo che la luce sia migliore. E dall'altra parte è lo sfumino. Sì, però metti a fuoco. Non è che puoi fare quello che vuoi. Ehi, telecamerina, ah, ce l'hai fatta? Non ce la puoi fare? Dai, c'hai anche la rivelazione intelligente. Ora,
ragazzi, niente, non mette più fuoco. L'altra, quella di Zueva, è della Jungle Passion, scusate, Graphic Eyes, ed è questo magnifico colore verde chiaro. Io ho indeciso, quindi ne ho messi due. Ed è questo verde spettacolare, che è questo qua. Si vede? Sì, direi che è abbastanza reale. Io dall'anteprima lo vedo molto reale, però. Ecco qua. Ok, ce l'ha fatta. Bene, blu. Allora, di blu, qualcosa che non c'entra niente col make-up. Questo maglione blu che io adoro. Vedete? È fatto così con le borchiettine qua. Una manichina corta, così si può mettere o da solo o con sotto qualcosa. Fatto così, blu elettrico, dietro è aperto col fiocchettino qua. Io l'ho strausato quest'inverno, vedete, è lunghino e sotto l'ho fatto così a costina. Ed è, ha dentro degli inserti, non so se si vedono, argento, molto molto carino. Io l'ho usato tantissimo e come blu, io adoro il blu elettrico, il blu elettrico per i vestiti è fantastico. Poi, azzurro. Come azzurro ho scelto due prodotti perché ero indecisa. Questi due qua. Uno è lo struccante bifasico della Yves Rocher, si agita. Diventa tutto azzurro, fantastico. È fantastico, è uno dei miei struccanti occhi preferito, veramente, veramente buono. Continuo a comprarlo, ricomprarlo, comprarlo, ricomprarlo. Questo insieme a Fiori di Magnolia e a quello della Kiko mi piacciono moltissimo. E poi questo set per i piedi della Avon che io trovo molto comodo. Da una parte avete la lima o la raspa, insomma, usatela come più vi piace. Qua c'è la pietra pomice che io ancora non ho usato. E qua c'è il coso per pulire i piedi, i talloni. Molto comodo. È comodo perché è anche molto pratico da portarsi in viaggio, vedete. Sta nella valigia, non vi dicono niente ai controlli, quindi. Fantastico, tutto azzurro, bellissimo. Poi, viola. E qui ero indecisa, quindi ho preso tre prodotti. Il primo è il Long Lasting di Kiko. Eccolo qua, Long Lasting di Kiko. Se sapessi anche il numero sarebbe... Sì, ce l'ho fatta. Il numero 13, Kiko, Long Lasting. Ha una scadenza di 24 mesi dall'apertura ed è questo viola qua. Che in telecamera sembra, almeno dall'anteprima mi sembra blu, però non so, poi quando monterò il video vediamo. E vediamo, è questo viola stupendo, molto sparaflesciato, che è questo qua, vedete? Sì, dall'anteprima della telecamera mi sembra tendente al blu, però no, io spero che si veda poi in fase di montaggio, vedete? Bellissimo. Poi, siccome ero un po' indecisa, ho scelto due smalti. Il primo è questo qua di Orly. Si chiama, scusate, Purple Velvet. Ed è questo viola matte. È completamente matte. È bellissimo. Io lo straadoro. Mi piacciono molto gli smalti di Orly perché hanno questa impugnatura in gomma antiscivolo. Vedete, ha un pennellino così. Effetto matte, molto molto carino. Se volete vedere gli swatch di questi smalti da qualche parte nel canale ci sono. Poi non poteva mancare questo smalto che è stupendermo ed è quello di Chanel viola. Qua non lo vedete, ha dei riflessi bellissimi, non so se riuscite a vederli, ed è Vendetta in numero 483. Questo qua è bellissimo. Uno, non solo, sì, l'unico smalto di Chanel che ho. Poi ne ho due di Dior e tutto il resto è Lacoste, Avon Essence, Kiko. Quindi si apre così qua. Cioè, ed è questo qua. Spennellino fatto così. Non so se riuscite a vedere il colore, nella speranza che non cada niente.
Bello, bello, bello. Questo sui piedi fa dei piedi spettacolo, che è uno spettacolo. Come si dice in milanese, spettacolo. Poi, ultimo colore rosa. Allora, io ho scelto due prodottini perché come al solito sono indecisa. Ho scelto la mia borsettina rosa preferita, che è questa qua. Vedete? Piccolina, ma nonostante sia piccolina e capiente, mi sembra, se ricordo bene, R.B. sia Rocco Barocco, ma poi correggetemi se sbaglio. Fatta così, con la tracollina, qua c'è simile cinturina qua, molto carina. Qua dentro c'è il mondo. Ha una tasca interna qua e un portacellulare da questo lato qua. C'è il mondo, poi un giorno farò il tag della mia borsa, cosa c'è nella mia borsa? Il mondo. Se io veramente finisse la fine, ci fosse la fine del mondo, io ho la mia borsetta e sono a posto. Poi ho scelto questo cabuchino perché lo uso abbastanza spesso ed è rosa, bellissimo. L'ho preso su Bon Pretty Store un po' di tempo fa. Carino, 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 carino. Molto morbido. Spese di spedizioni gratis su Bon Pretty Store. Mi sembra di averlo pagato 4 dollari, 5 dollari, qualcosa del genere. Molto carino, vedete, rosa. Bellino. Carino, molto morbido. Sulle coccoline sul viso, coccoline sul viso. Basta, non fa la scema qui. Bene, questo era il video tag. Scusate qualche impacciamento. No, no, no. Sono sul letto, quindi ogni tanto vado giù, ogni tanto vado su, ogni tanto vado giù, su, basta. E niente, io saluto tantissimo. Ce la posso fare. That Nonsense Channel, a cui mando un bacione grosso. Grazie mille per l'idea di collaborare insieme, mi ha fatto molto piacere. Quando vuoi, al prossimo video. Ragazze, volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale. Grazie, grazie, grazie mille. Un bacione a tutti, al prossimo video. Ciao!